Si è appena conclusa la prima giornata di orientamento universitario. Oggi si è parlato di matematica, fisica, biologia e chimica. Quali sono state le domande più frequenti e l'impressione che le hanno fatto gli studenti che sono stati qui ad ascoltarla oggi? Allora, le domande fondamentalmente sono quelle che semplicemente uno si aspetta, cioè la prima è che cosa mi aspetterà dopo, fondamentalmente, no? Le preoccupazioni per il futuro, che può essere sia scegliere la facoltà giusta, sia anche scegliere quella che piace, quella che è più vicina alle proprie esigenze, sia anche quella che offre delle garanzie per il futuro. Poi devo dire che ci sono state, come anche questo abbastanza spesso capita, domande o dettate da sogni di letture fantascientifiche, appunto la vostra collega, no, che domandava dell'omino superforte, il supereroe, eccetera, che però in effetti si possono anche capire, perché in fin dei conti quando uno parla della scienza e associa la scienza oggi come oggi a, anzi sempre, a scoperte sorprendenti. Allora uno dice, vabbè, allora vediamo quello che effettivamente mi sorprende di più. Soltanto che quello che colpisce è che alle volte uno non colga la sorpresa di cose ancora più straordinarie, che effettivamente sono già disponibili, per considerare straordinarie cose che invece sono di un'utilità dubbia o comunque insomma magari sono effettivamente lontanissime dall'applicazione. Si parla tanto appunto di prospettive di lavoro. Secondo lei qual è la prospettiva italiana? Come si colloca la prospettiva italiana rispetto a quella offerta all'estero e sulle scelte che appunto poi ci si troverà a fare, ha consigli al riguardo? Le offerte occupazionali che sono più a cuore a quelli che fanno la facoltà scientifica, cioè quelle offerte che garantiscono di poter seguire quella passione per cui una facoltà scientifica è stata scelta, cioè fare la ricerca, in questo momento non sono esattamente, non lo sono mai state in Italia. In Italia abbiamo sempre avuto una scelta più o meno voluta, più o meno consapevole, comunque genericamente miope, di spendere poco per la ricerca. Io personalmente sono dell'idea che valga la pena cercare di rimanere, però bisogna anche essere realisti e la situazione è complicata. Posso dire questo, ecco, che io ho degli studenti bravissimi e che non riusciamo a tenere all'università, diciamo a tenere intendo come ricercatori all'università, e quindi oggettivamente per loro consideriamo la possibilità di andare all'estero, quindi non è una soluzione, non è una spiegazione, una risposta generale che le posso dire, però i casi particolari. Andare all'estero può essere una prospettiva da tenere in valutazione.